10 jumpstart con una data a 1 miliardo di utenti. Poi vedremo come mai 1 miliardo di utenti nel senso della presentazione. Ma come tutti i mondi si rispettano, iniziamo con l'idea senza discorso. Quindi grazie Antonio, grazie Simona per la disponibilità della sala, per la wifi. Grazie a Roberto per averla sponsorizzato nell'università questo evento. Non so se magari qualcuno di voi è qua a copia per questo momento, perché va a salutare al grande Roberto. Grazie a Microsoft perché ci ha sponsorizzato, pubblicizzato le clip del Facebook. Capito, no? Ha utilizzato Facebook, ha utilizzato Twitter e ci ha permesso di quantomeno far sapere che siamo intenzionati, abbiamo il coltello fra i denti nel portare, diciamo, le novità che Microsoft con cui Microsoft esce. Grazie a Plural Sight che ci dà delle licenze che verranno estratte alla fine del nostro, quindi diciamo corsi di training di alto livello da fare online che costano proprio perché sono di spessore e verrà fatta alla fine della giornata un'estrazione. Grazie a JetBrains. Quante applicazioni c'ha? Un sacco, famosa per gli add-in, per gli add-on su Visual Studio. Anche per JetBrains abbiamo delle licenze che poi andremo a estrarre. Ok, io siccome sono un informatico di quelli cazzoni, ho deciso di voler provare a avviare la presentazione ufficiale utilizzando Cortana. Almeno subito si capisce le potenzialità del nuovo sistema operativo. Ehi Cortana! Ciao Luca! Ciao cara! Avvia la presentazione di oggi! Non capisco, quale presentazione? Quella su cui ho lavorato duramente tutto il weekend. Mi risulta che questo weekend sei stato solo a giocare all'Xbox. No, Cortana, avvia la presentazione di oggi. Avvia. Ok, avvio canzone di Gigi D'Alessio. Metodo tradizionale. Su Cortana c'è un po' da lavorare. Secondo me l'accento. Però ce la possiamo fare. Forse l'accento toscano. Forse l'accento, sì, hai ragione. Niente, scusate, abbiamo in modalità tradizionale, se riesco a chiudere l'altra presentazione. Che figuraccia, Cortana. Sei molto sexy, ma. Niente, ne parleremo alla prossima B. Dai, ci siamo. Ok, Welcome Windows 10, due parole su di me, so che non vi importa un granché, ma insomma. Diciamo che MVP della categoria Windows IT Pro, da lontano 1 ottobre, poco meno di un mese fa, e quindi grazie Microsoft per il riconoscimento. Che cosa faccio io nella vita? Sono, e questo è chiarissimo, un Sales Ambassador di Sistema Software. Cosa fa un Sales Ambassador? Qualcuno lo sa? Uffa. A pioppo. È un commerciale. Quindi, com'è che porto il pane a casa io? Pensando un po'. Avete presente quando le aziende hanno quella necessità di realizzare del software che ottimizza i processi interni oppure che deve rivendere ai suoi clienti? Il mio mestiere è quello di intercettare questa necessità e di soddisfarla attraverso il nostro servizio di sviluppo software on demand, il sistema software. Ok, quindi se mi volete offendere potete utilizzare Twitter oppure andare su LinkedIn, non ci sono problemi. Uno sguardo all'agenda di oggi, che è l'agenda di questo keynote, che con Cortana mi ha fatto fare una grande figura, affronteremo i tre terribili problemi di uno sviluppatore di app, e quindi parliamo, iniziamo a parlare la stessa lingua, e poi dopo andiamo a capire che Windows 10 ha il suo perché. Diciamo, per rendere più semplice la cosa ve lo voglio raccontare attraverso una storia che è, diciamo, la storia mia personale. Quando, non so se vi ricordate anche voi, quando è uscito Windows Phone 7 dopo Windows 8, a noi sviluppatori brillavano gli occhi, ma c'era un motivo, perché siamo sempre stati appassionati a quello che è tutta la tecnologia informatica. Questo, almeno io personalmente, ho fatto questo lavoro perché da piccolo volevo scoprire
come andare a creare programmi, cosa c'era dietro questo schermo, e l'ho fatto, immagino anche voi, difficile che i vostri genitori vi abbiano detto da grande devi fare uno sviluppatore, parte da una passione. E quando uscì Windows Phone 7 a me brillarono gli occhi, perché dissi, caspita, nuovi device e un nuovo sistema da imparare. E mi piaceva la cosa. Finalmente, diciamo, il mercato era diviso tra i due grandi, vedeva inserirsi anche Microsoft con i suoi device che finalmente avevano un'esperienza utente, diciamo, sfiziosa. Ed è stata una bella occasione anche per conoscere un sacco di gente. Io, ad esempio, questa community .NET Toscana l'ho conosciuta per un evento su Windows Phone 7, dove c'era Marco e Marco, tipo Chris e Chris. Cioè, Marco e Marco, che parlavano di Windows Phone 7, io ero venuto a parteciparci, e in quel periodo Microsoft spingeva a bomba, perdonate il termine, spingeva molto su questa nuova piattaforma, perché andava a far conoscere davvero, perché sviluppavano le app per andare a popolare questo marketplace, ed era molto entusiasmante. Andavo anche in Microsoft Italia a sentire che cosa dicevano, insomma era un periodo molto, diciamo, molto movimentato e dinamico. Decisi quindi subito di iniziare a mettermi all'opera, a realizzare la mia prima app, e quindi mi misi davanti al mio computer, dei ritagli di tempo, volevo capire come funzionava. Ho avuto anche delle belle sorprese, perché già abituato a sviluppare in Windows Form o in Windows Presentation Foundation, ho visto che le tecnologie erano quelle, non dovevo imparare tutto, quindi mi piacque. Arrivai così a pubblicandola sul marketplace, che era un campo incontaminato, nel senso che un campo vergine, non era intasato di applicazioni di chissà quanti developer, c'era poca roba. E la mia applicazione, per quanto veramente, diciamo, essenziale, ne avevo, io non ho doti particolari, ho fatto una qualsiasi app di un comune mortale, eppure ho ricevuto, diciamo, delle attenzioni inaspettate. Questo perché, non essendo un marketplace così, diciamo, assodato, diciamo, la mia era tra le prime applicazioni dello store. Quindi download di un numero interessante, sicuramente non previsto, e fui così contento che decisi di realizzarne un'altra. Quindi era arrivata a cosa due applicazioni e mi divertivo un sacco. Tanto che ci si avvicinava nel dicembre, quindi sotto il periodo di Natale, ci fu l'introduzione di Windows 8, Windows 8 RT, che andava sui tablet. E io dicevo, caspita, ho fatto tanto per essere sul pezzo su Windows Phone, voglio fare altrettanto con il tablet. Solo che su Visual Studio avevo l'emulatore. E come sapete bene, l'esperienza utente, un conto è progettarla toccando con mano il device, capendo in mobilità, se riesco a interagirci pur camminando con le interazioni che ci sono fuori. Un conto è usando l'emulatore, tutt'altra cosa. Quindi ho deciso di farmi un regalo, ho speso un botto di soldi per un Asus VivoTab con la tastiera, proprio era così. Tipo, secondo me li spesi su 550 euro, quindi ho fatto girare l'economia, e quell'anno la Merkel era felicissima. E realizzai un'app Windows 8 e poi iniziai a capire che la cosa era un po' ingestibile. Ovvero, avevo tanti progetti, prima per la seconda app, per la prima app, per la seconda app, poi la stessa per Windows 8. E, diciamo, facevo un po' di difficoltà nel far fronte a tutti i vari compilati, ricordarmi che cosa dovevo fare, pubblicare su Marketplace piuttosto che un altro. Ci voleva più attenzione, però io necessariamente la facevo nei ritagli di tempo. Quindi mi ero talmente addentrato in questo mondo, in questo bel mondo, che le persone che mi stavano vicino mi dicevano, caspita Luca, ma te, diciamo, ci stai investendo un sacco di tempo libero il weekend, la sera, quindi iniziavo anche a vedere meno gli amici, e era inevitabile che tutti mi dicevano, eppure hai avuto guadagni zero per tutto questo tempo, sì, lo fai per passione, però insomma iniziamo a prendermi in giro, perché non ci guadagniamo da tutto questo lavoro che facevo, ripeto, fine settimana e la sera dopo cena, sicuramente qualcuno di voi mi capisce. Quindi io, preso da questo senso di rivalsa, mi misi a studiare intensamente, come potete vedere, e scoprì, diciamo, tutti i vari sistemi di monetizzazione. Volevo far soldi con queste app che avevo fatto. Passai dal metodo delle pubblicità fino al metodo delle vendite delle app,
lo studiai, lo implementai, ancora di nuovo lavorai solo su queste applicazioni, pubblicata l'ultima versione a pagamento, venni incontro a un'altra realtà, che era che avevo pubblicato la mia applicazione, sì, download, ma di fatto il pubblico potenziale che le poteva scaricare era poco, era una platea, diciamo, un po' misera. Quindi in sostanza non ci ho mai fatto chissà quanti soldi. Poi sicuramente perché io non avevo fatto niente di così, non avevo lanciato sul marketplace una killer app. E in più mi scontavo sul fatto che gli utenti erano pochi che potevano scaricarla. Quindi questo voleva dire anche per le pubblicità c'erano poche inserzioni. Si parla di tempo addietro. Oggi però in realtà per fortuna si svolta pagina. Quindi si fa, facendo un'analisi di come sono andate le cose. Ora, questa è stata la mia esperienza personale, però tanti punti ovviamente combaciano anche con la vostra storia o quella sicuramente di altri. I problemi erano questi. Iniziava ad esserci ingestibilità, poche persone che potevano scaricare e utilizzare la vostra applicazione. In questo momento si svolta pagina. Si svolta pagina con un nuovo sistema operativo, che è Windows 10. E voi vi direte, beh, caspita, ma che cambia? Alla fine, come prima avevamo gli altri sistemi, ci sarà un aggiornamento. Beh, in realtà ai tre problemi critici c'è una risposta. In quanto abbiamo 1 milione di device potenziali, un unico progetto, quindi anche ritornando al concetto di incontrollabilità, avevo un sacco di XAP da mantenere, da adesso in poi ne ho soltanto uno, e non solo, un unico store. E questo sinceramente è qualcosa che mi incentiva ancora di più, perché basta pensare alle soglie di costo. Se voi vendete un'app che sia 90 centesimi di euro, non è che Microsoft ve li paga subito, vi fa raggiungere delle soglie. Se voi avevate un'applicazione per Windows Phone, una per Windows 8, le soglie erano due, non erano unificate. Quindi questo ha portato Microsoft a farci una ripensata del modello e a uscire con Windows 10, che ha questo potenziale. Quindi abbiamo una piattaforma, uno store e un'esperienza che ci accompagna su tutta la varietà di device. Quindi è lo stesso sistema, partendo dallo smartphone, ai tablet, al televisore di casa, al mondo embedded che oggi vedremo. Quindi gli utenti utilizzano Windows 10 quando sono in mobilità, quando sono al lavoro in produttività, a sedere davanti al laptop, quando sono nell'attività ludica a casa davanti al divano. È sempre Windows 10 e la vostra app può essere sempre lì presente, può essere scaricata, può essere comprata, può essere utilizzata. Poi probabilmente l'avete già visto, ma in Windows 10 quali sono i punti cardinali? In basso a sinistra abbiamo sempre comunque il tasto Start è stato rimesso, c'è una storia infinita su questo tasto Start. Beh, continua ad esserci. Ovviamente c'è il colpo d'occhio, quindi è un'immagine molto simile a quella che c'è sul telefono. Qui c'è un concentrato di quello che è il vostro interesse e la vostra vita. Potete vedere un feedback, quindi un'informazione sul calendario, gli ultimi appuntamenti, le foto, i vostri social. Questo è l'obiettivo del colpo d'occhio che c'è sullo Start. E poi continua a esserci tutto quello che utilizziamo sempre, il File Explorer, le impostazioni, possibilità di spengere o mettere in stand-by il computer, quindi la capacità di orientamento che avete già acquisito rimane. Poi c'è il Cortana con cui potete fare delle ricerche, ci potete interagire, quindi vi fa da assistente. Sulla fascia destra invece la Notification Center, se non avete ancora provato Windows 8 prima, se è ancora Windows 7, questa è sicuramente una buona novità. Una novità che inizia a essere ancora più interattiva, perché vedete i messaggi, potete rispondere, ci sono varie notifiche del calendario, shortcut, funzioni, scorciatoie per le funzionalità che possono essere più comode, wifi e altre cose. Quindi voi dovete vedere Windows 10, dopo tutto quello che ho detto, come quella piattaforma che concentra, va a unire binari diversi. Quindi quelli che erano Windows Phone, quelli che erano Windows 8, quelli che erano Xbox, Windows Devices, adesso convergono in un'unica piattaforma. Quindi questo vuol dire fare attenzione al fatto che abbiamo un'interfaccia adattiva, quindi è vero, voi sviluppate un'applicazione che può essere su tutti i device,
ovviamente c'è da prendere consapevolezza di questo aspetto e quindi di trasmettere questa potenzialità nella progettazione delle interfacce, ed è uno dei motivi per cui siete qua oggi. Fare attenzione agli input, un unico SDK, quindi un unico ambiente di sviluppo, non dovete stare a imparare cose, ambienti diversi per essere sul Windows 8 Store oppure per essere sullo smartphone. È un unico store e ovviamente il supporto a quello che avete già fatto. Se avete già un'applicazione non dovete fare le corse per riscriverla, per poterla ripubblicare la potete utilizzare e continuare ad averla, quindi a costo zero. Chi di voi ha anche la, diciamo, abitudine, comunque ha un passato su altre tecnologie, sa che qual è il vantaggio di lavorare su tecnologie Microsoft. Sicuramente che c'è supporto, c'è una community attiva, c'è, diciamo, una certa facilità anche a scrivere linee di codice. Ci sono anche servizi pronti all'uso, per non stare a reinventare la ruota tutte le volte, partire da zero e sviluppare le cose basilari. Ciò che già esiste non lo possiamo utilizzare. Ho un esempio, le autenticazioni sui social, quante volte l'avrò scritta in passato. A un certo punto, per fortuna, ho smesso perché ci sono già gli Azure Services oppure le funzionalità di Xbox Live, sono alcuni esempi. Tutto questo vi permette di arrivare sul market in maniera molto veloce. Questo può far piacere sia in ottica di business, perché comunque devo poter essere sul market in un tempo strategico, può voler dire, caspita, io faccio le mie applicazioni nei ritagli di tempo, non voglio stare 3 anni a spendere weekend per essere sul marketplace e vedere la luce, no, lo fai in tempi stretti. Avere lo stesso sistema in vari momenti della giornata vuol dire anche avere, diciamo, un aspetto leggermente diverso. Quindi prendo atto che comunque il kernel è lo stesso, la parte di interfaccia è necessariamente diversa, quindi la conoscete sul mondo mobile per essere appunto un'informazione a colpo d'occhio sintetica, la conoscete in comodità quando siete davanti al televisore, non può essere necessariamente la stessa interfaccia, quindi è diversa, ci sono spazi da riempire diversi, la conoscete in produttività quando siete in ufficio e quindi avete il mouse, avete più, e diciamo, avete anche delle interruzioni diverse dall'esterno, potete dargli un'attenzione diversa all'utilizzo del sistema. Vediamo come cambia il modello, quindi Windows 8.1 e Windows 10, che cosa cambia? Due pillole, che sono, con Windows 8.1 voi per essere su più piattaforme dovevate seguire il buon senso e fare un progetto condiviso per, diciamo, l'API, la business logic, che era uguale in tutti gli altri progetti, e poi progetti specifici per ogni piattaforma. Poi dovevate utilizzare anche conditional code per gestire le compilazioni differenti. Quindi alla fine della fiera avevate dei packages diversi da dover pubblicare. Quindi vi ricordo il guinzaglio con tanti cani. Avevate tanti pacchetti da gestire in maniera differente. Un esempio sulla conditional code. Quando andavate a compilare sembrava di essere sulle torri gemelle. Se andava a vibrare tutto il computer, finalmente con Windows 10 cosa succede? Non ho bisogno di avere i progetti condivisi, quindi riesco a fare veramente tutto con un singolo progetto per essere presente sul laptop piuttosto che sullo smartphone. Non avete bisogno di conditional code e lascia più vi ringrazia. Avete un unico store, quindi un unico store da imparare, per quanto facile potesse essere, un unico store da controllare e da tenere d'occhio. Tutto ciò che non si può misurare non può essere migliorato. Quando voi pubblicate un'app, avere informazioni che provengono dallo store è essenziale. Basta pensare ai feedback. I feedback sono un segnale più, diciamo, più importante, che vi dice se siete sulla corretta strada oppure no. Perché il mercato vi dice: la vostra app mi piace, la vostra app fa schifo, la vostra app mi piacerebbe se. Quindi lo guardate da un'unica parte senza rimbalzare su più strumenti. Finalmente c'è il vero concetto di Universal Windows Platform, che è, vi permette di rendere fruibile l'applicazione ovunque su tutti i sistemi con Windows 10. Quindi Universal Windows Platform, a maggior ragione attenzione alla user experience, che deve tener conto non solo dell'orientamento dello schermo ma anche della dimensione. Si inizia a parlare di, appunto, proprio di pixel, ok?
io presento le informazioni disposte in modo strategico a seconda dell'orientamento dello schermo, ma non solo. A seconda della taglia, quindi se siamo schermo più grande o più piccolo, devo necessariamente nascondere alcune cose e renderle invece visibili quando sono su spazi più grandi. Tutto questo è agevolato perché ci sono dei controlli che voi potete utilizzare, diciamo controlli intelligenti, che capiscano su quale schermo siamo e automaticamente presentano o nascondono delle funzionalità. Microsoft Edge, ne avete sentito parlare, è le concine di quella con il ciuffo come il mio, anche nello stesso verso, ed è il nuovo browser che finalmente è ovunque, non c'è il verso di sbagliarsi. Chi sviluppa su web sicuramente esulterà per questo. Chi invece non è sensibile a questo tema, lo ribadisco adesso, avete un unico sistema su cui far funzionare le vostre applicazioni web. Quindi questo vuol dire test più agevolati, comunque tanto è sempre il solito engine, lo solito rendering su tutti, quindi in mobilità, su, a casa e tornare sul laptop. Quindi avete anche il discorso di sicurezza e always up to date, quindi comunque è sempre aggiornato. L'aspetto fondamentale, tornando a quanti utenti possono scaricare un'applicazione, sono i bridge. I bridge Microsoft intende come il far portare, far convergere nello stesso sistema di Windows 10 applicazioni provenienti da altre tecnologie. Cosa voglio dire? Voglio dire che puoi pubblicare, potreste pubblicare su Windows 10, potrai, un'applicazione scritta per il mondo Android, scritta per il mondo iOS, la potrete andare a convertire e a pubblicare anche su Windows 10. Sono in corso di sviluppo, non è ancora un ponte, diciamo, consolidato. Ad oggi quello già fruibile è quello web. Che cosa vuol dire? Vuol dire se voi avete fatto una mobile app, ok, la potrete convertire a tutti gli effetti in un'applicazione Windows da inserire sul marketplace, pur tenendo la logica che gira sul server. Però questi che benefici vi dà? Beh, innanzitutto vi permette di farla essere presente sul marketplace, quindi la potete ricercare, ci sono le review, la gente la può scaricare, quindi potete monitorare quante persone stanno utilizzando la vostra app. Quindi essere presenti sul marketplace di Windows 10 pur avendo una web app già costruita, ok? Concetto di store unificato, quindi stesso store per tutti i device, ovviamente lo vedo con informazioni leggermente, diciamo, su misura, però è lo stesso store, non sono due diversi. Le aziende, e questo ve lo dico se avete dei clienti a cui può interessare o se voi in primis siete parte di un'azienda, per il mondo enterprise la possibilità di inserire una sezione dedicata. Quindi che cosa vuol dire? Io azienda ho ovviamente a disposizione i miei dipendenti, possono essere il classico esempio degli agenti, delle app che loro possono scaricare, quindi se non ce l'hanno sul telefonino mentre sono fuori a giro, si collegano allo store e le scaricano, le vedono solo loro, e quelle app funzionano perché integrate nei sistemi, la banca dati, a parte dei sistemi che ho già in casa. Il Dev Center, diciamo, concetti anche che abbiamo accennato prima. Un unico Dev Center vi permette quindi di avere una sola fase di submission, e questo può sembrare un aspetto da poco, ma se l'avete fatto, andare a pubblicare un'app vuol dire stare attenti agli screenshot, alle informazioni, a tanti dettagli che vi portano via del tempo. E questo dovevate fare paro per Windows Phone e nuovamente per Windows 8. Adesso lo fate una volta sola. Dallo stesso cruscotto gestite la promozione della vostra app e il pagamento unificato. Scusate se poco, però le soglie esistono, vanno raggiunte, altrimenti non venite pagati. In questo modo siete agevolati, non sono due soglie distinte, per una per Windows 8 e una per Windows Phone, è unica. L'hardware serve, sì, ok, tutte le varie statistiche. Ok, un'immagine ricordo, io ho finito la keynote, sperando di avervi trasmesso la filosofia dell'evento di oggi. Mezza giornata teoria e poi passiamo sulla pratica. Grazie ragazzi.